Ho lasciato mio figlio, ho ucciso mia figlia e poi sono venuto qui in Pakistan. Secondo il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, questa frase è stata considerata come una confessione significativa. È stata pronunciata durante una telefonata da Shabbar Abbas, il padre di Saman, la 18enne pakistana brutalmente uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. La giovane si opponeva a un matrimonio combinato e questo è stato il motivo per cui venne condannata alla punizione più estrema, la morte. L'8 giugno 2021, Shabbar è stato intercettato mentre parlava con il fratellastro, Zamar Fakar. È durante questa conversazione che Shabbar ha espresso la terribile frase menzionata in precedenza. Attualmente, nel corso del processo a Reggio Emilia, il pubblico ministero, Laura Galli, ha delineato i ruoli dei singoli imputati. Successivamente, il magistrato ha avanzato le richieste di condanna per i 5 imputati, ergastolo per i genitori Shabbar e Nazia Shahin, ancora latitante, 30 anni per lo zio Danish Asnain e per i cugini Ikram Mijaz e Nomanulak, ha detto il PM. Danish è stato l'esecutore materiale del delitto e ha concorso alla soppressione del cadavere. I due cugini erano consapevoli del progetto e vi hanno concorso. Tuttavia, secondo l'accusa, lo zio di Saman dovrebbe ricevere una pena più leggera per aver collaborato con gli investigatori nel ritrovamento del corpo della nipote, sepolto in un vecchio casolare a poche centinaia di metri da casa. È stato proprio lui, un anno fa, a guidare gli inquirenti fino al luogo in cui il cadavere era occultato. La riduzione della pena per i cugini, invece, è giustificata dalla loro giovane età e dalla dipendenza che avevano dagli altri imputati. Tornando al padre di Saman, secondo il PM, è colui che ha deciso l'omicidio della figlia. Non può essere stato l'esecutore materiale perché ci sono voluti almeno 2 minuti per strozzare Saman. E lui non è mai stato fuori dalle telecamere. Durante i tragici momenti del delitto, le telecamere hanno registrato il suo ritorno a casa. Si ipotizza il suo coinvolgimento morale e materiale nell'omicidio perché ha agevolato l'esecuzione portando Saman fuori casa. Quel filmato è la prova che i genitori hanno consegnato la figlia agli assassini. La madre è stata descritta sia come vittima che come autrice dei fatti. Il marito la picchiava, ma la donna ha aderito a quei valori. Era convinta che Saman fosse morta per colpa sua, perché era una ragazzina pazza e una disgrazia per la famiglia. Ha partecipato alla riunione in cui fu pianificata la morte della figlia. Secondo il pubblico ministero, entrambi i genitori meritano l'ergastolo, con l'aggravante della premeditazione. I biglietti aerei per il Pakistan furono acquistati prima dell'omicidio e sembra che la fossa dove Saman è stata sepolta fosse già stata preparata. Ma c'è di più, emergono nuove rivelazioni scioccanti. Secondo l'accusa, altri 2 parenti sarebbero coinvolti nel caso. Irfan Amjad, nipote di Shabbar, e Zamar Fakar, il fratellastro a cui Shabbar confessò l'omicidio durante una telefonata dal Pakistan. Irfan lavorava presso l'azienda agricola Bartoli, dove anche il padre di Saman e altri membri della famiglia erano impiegati. Benché fosse stato inizialmente indagato per omicidio, sequestro di persona e occultamento di cadavere il 18 ottobre 2022, la procura aveva richiesto l'archiviazione il 9 febbraio 2023, decisione poi confermata dal giudice il 30 marzo. Secondo l'accusa, Irfan era al corrente dei piani della famiglia e sembrava aver intuito cosa fosse accaduto a Saman. Zamar Fakar, invece, si era trasferito in Spagna dopo l'omicidio. Benché fosse stato convocato per testimoniare tramite videoconferenza nel processo, si dichiarò indisponibile e successivamente risultò irreperibile. Secondo le parti civili, l'omicidio di Saman Abbas è stato descritto come un femminicidio annunciato. Gli avvocati sostengono che ci fossero stati avvertimenti, ma che purtroppo siano stati ignorati. Teresa Manente, avvocato dell'associazione Differenza Donna, ha affermato: in un incontro con i servizi sociali, la madre Nazia parlò della figlia come di un disonore. Il padre urlava e minacciava. In comunità Saman iniziò a studiare e a vestire all'occidentale. Poi incontrò per la prima volta Saqib, che sarebbe diventato il suo fidanzato. Il processo si avvia alla fase finale.